ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, pagellone time di Atalanta-Milan. Non ci limiteremo ovviamente a dare soli voti, ma dirò la mia su un po' di situazioni, come sempre, soprattutto quando le cose vanno male. Sono curioso di leggere anche il vostro punto di vista, così da magari farmi cambiare idea su un po' di situazioni. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di sostenere questo canale con un bel like. Mi raccomando, fatelo se ancora non l'avete fatto. Controllate di essere anche iscritti al canale, se così non fosse sarebbe cosa gradita. Un vostro click sul tasto iscriviti. Poi c'è anche il tastino del grazie presente sotto la schermata di questo video, e io ringrazierò a mia volta tutti coloro che cliccheranno sul grazie e sosterranno il canale in maniera un po' più sostanziosa. Detto questo, ragazzi, sigla. Ok ragazzi, non è mai facile ovviamente parlare dopo una brutta sconfitta come quella di ieri, meritata, come ho già detto nel post partita. Uno che non ha visto il match, no? Guardo un po' le statistiche, più o meno tiri in totali, tiri in porta sono uguali, 3-2, risultato apparentemente tirato, ma vi dico la verità ragazzi, l'Atalanta ahimè ha strameritato di vincere per quanto ha dimostrato. E il Milan ha strameritato di perdere per quello che non ha dimostrato. Sono sempre più convinto, ragazzi, che serva dare una svolta in panchina, perché le cose non vanno. Io vedo una squadra svogliata, demotivata. Sono andato a rivedermi ispezioni di partita questa mattina, perché poi amo essere masochista. E tanti atteggiamenti, ragazzi, ovvio che sono riconducibili all'allenatore. Uno dice sì, ma è il calciatore che scende in campo. Sì, vero, per carità, infatti anche i calciatori hanno le loro belle responsabilità. Detto questo, però, è chiaro, ragazzi, che l'intensità, la voglia, la grinta, il supporto, quello viene dal mister. Se i giocatori non lo mettono in campo, e sia in parte colpa loro, ma anche perché evidentemente il mister non riesce più a dare quegli input positivi che servono, e quindi è ovvio che dovrebbe pagare l'allenatore, ma a quanto pare va tutto molto bene. Ieri peraltro guardavo la partita dell'Inter e mi riconduco da solo al video che feci qualche giorno fa proprio sull'atteggiamento dell'Inter. E ieri, vedendo la partita con l'Udinese, ragazzi, è incredibile l'abisso che c'è, non l'arbitro, ma l'abisso concreto che c'è tra Milan e Inter. Lasciamo stare il piano tattico, tecnico, ma proprio di intensità, di voglia. Cioè, andate a guardarvi il quarto gol dell'Inter. Guardate Lautaro con quale ferocia recupera quella palla a centrocampo, si fa 20-25 metri di campo e tira una sberla incredibile. Io quella roba lì al Milan non l'ho mai vista. Quella rabbia, ma sul 3-0. Un conto è dire, toh, l'Inter stava perdendo 1-0, ultimi minuti, hanno tirato fuori l'orgoglio. No, sul 3-0, ragazzi, Lautaro fa quella roba lì. E questo cosa significa? Che c'è voglia di fare bene. C'è la voglia di rimanere concentrati sempre per 90 minuti. Se voi andate a rivedere invece, ma tra poco ne parleremo, dal terzo gol subito al Milan, cioè tutti sono le belle statuine, anche lo stesso Adli, che è un giocatore che a me piace, ma lì veramente da 4 in pagella. Vi spoilerò il voto che darò ad Adli: passivo in quell'azione. Muriel che fa un gol della Madonna, sia chiaro, tecnicamente Muriel fa una roba incredibile, ma il problema non è tanto il tacco che fa davanti a Maignan, riuscendo a tirar fuori dal cilindro un coniglio meraviglioso, ma è il fatto che lui non deve arrivare a fare quella roba lì. No, tu Adli non puoi lasciarlo andare così senza opporti. E capite, ragazzi, che poi lì la differenza è lì. La differenza tra chi vuole ottenere il risultato e chi invece è passivo è tutta lì. Nella non rincorsa di Adli in quel caso, e nel golazo che invece fa Lautaro quando era già 3-0, e quindi in automatico ti viene anche da essere più tranquillo, più scarico. Detto questo, iniziamo a dare i voti. Partendo da Maignan,
Gli do un voto altissimo, ragazzi, 6. Cioè, dare 6 a uno che prende 3 gol, ragazzi, è comunque un voto alto. Non fatevi ovviamente influenzare, cioè, nel senso, non sono ironico, per me ha fatto una grande prestazione. Incolpevole, sinceramente, sui gol subiti dal Milan. Fa quel miracolo bellissimo su Lookman. Per il resto, ragazzi, poco da dire, nel senso che è in balia dei tiri dell'Atalanta, fa quel che può, e quindi dare 6 a Maignan che ha subito 3 gol significa comunque dare un voto, vi ripeto, decisamente alto. Calabria 4 ragazzi, perché altra partitaccia di Calabria, si fa espellere ingenuamente per quel doppio giallo, che poi non neanche a dire vabbè dai è un influente, no, abbiamo subito gol peraltro dopo un minuto, magari l'avremmo subito lo stesso con Calabria intanto, però intanto siamo rimasti negli ultimi secondi con un uomo in meno e abbiamo pagato, già non diamo il massimo, se poi ci prendiamo il lusso anche di rimanere in 10, e capita spesso e volentieri quest'anno, anche lì sintomo di nervosismo nella squadra, è completamente la fine. Io non capisco come Calabria ogni volta vada convinto di prendere la palla, puntualmente prende l'avversario, così come è successo in occasione dell'ultimo rigore concesso, e ogni volta quando l'arbitro gli fischia un fallo, lo ammonisce, lo espelle da un rigore, la sua reazione: oh mio Dio, ma cosa stai facendo? Ho preso la palla. Puntualmente, io mi convinco perché credo in Davidinho Calabrinho, puntualmente guardo il replay, la palla non la prende mai, quindi doppio giallo meritato. Poi c'è chi dice, però la penna, la gestione dei cartellini, probabile, ma lì il doppio giallo c'era. In qualsiasi parte del mondo e della galassia. E Tomori, ragazzi, è ovvio che gli posso dare la sufficienza, ma non di più. Anzi, gli do anche un 6 meno. È l'unico che si salva là dietro. È ovvio che anche per lui l'attenuante che difendeva con Teo Hernandez, che non è un difensore centrale, quindi capite che un conto è giocare con uno di reparto che sa il suo lavoro, sa il suo mestiere, sa le dinamiche, sa i movimenti, sa i tempi. Un conto invece è giocare con uno adattato lì. Di conseguenza, no, anche la tua prestazione spesso poi viene contaminata in negativo. Quindi Tomori ieri ha ballato come tutta la difesa. Secondo me sul secondo gol dell'Atalanta di Lookman poteva chiudere meglio, si lancia scivolata, non riesce a prendere la palla, ha rischiato anche di fare un gol, però insomma tutto sommato gli do più o meno la sufficienza. Teo Hernandez meriterebbe un voto decisamente più basso, ma gli do 5 perché sta giocando fuori ruolo. Anche qui c'è da dire, ma conviene mettere Teo Hernandez centrale lì, che vuoi non vuoi è comunque vincolato poi da non riuscire a staccarsi per andare in avanti nella sua trazione offensiva, che è il suo punto forte, sacrificandolo là dietro? Da quello che ho capito è scelta sua, è stato lui a dire a Pioli, no, voglio giocare lì. Però a una certa metti Simic, un giovane, magari con Tomori può far bene, no? È uno che seppur giovane, seppur con poca esperienza, però almeno è il suo ruolo quello. E soprattutto facendo così puoi sguinzagliare Teo Hernandez sulla fascia e fargli fare quello che sa fare. Invece no, Teo Hernandez è lì, grandi responsabilità sul primo gol, grandi responsabilità sul secondo gol. Perché sul primo gol con una mezza finta Lookman lo manda al bar, e sul secondo gol Lookman ha tutto il tempo di allargare per De Ketelaere, andare al centro indisturbato, e Teo se lo perde anche in quell'occasione. Vi ripeto, sarebbe da 3 il voto in pagella di Teo per quanto fatto ieri, gli metto 5 solo perché non è il suo ruolo. Florenzi 5 a me, cioè sì, ha fatto l'assist perché da gran bel cross su calcio d'angolo, per il resto ragazzi inesistente anche lui. Diciamo che questo Florenzi è veramente un lontano parente del Florenzi che tanto bene fece alla Roma tanti anni fa. Loftus-Cheek, anche lui è segregato in un ruolo prettamente non suo, si ostina a metterlo lì sulla tre quarti, che col Parigi secondo me ha fatto molto molto bene, se vi ricordate, insomma, quella fantastica notte Champions. Per il resto invece
fatica a trovare la sua collocazione in campo, fisicamente è sempre imponente, viene anche sostituito al 25esimo più o meno nel secondo tempo. Fisicamente non so quanto stia bene, lo vedo sempre abbastanza goffo. Sono dell'idea che lui possa rendere meglio qualche metro dietro per dare un po' più di consistenza a centrocampo. Pioli lo vuole mettere invece lì sulla tre quarti, non lo so, a me convince poco. Musa ragazzi, boh, 5 e mezzo, 6. Cioè, recupera tanti palloni, per carità, il solito giocatore duttile che ieri ha pagato ovviamente la distanza tra le parti, era lì a correre come un forsennato a destra e a sinistra. Come giocatore a me piace, vi devo dire la verità, lo vorrei vedere in un contesto un po' più tranquillo perché insomma il Milan di quest'anno fa acqua da tutte le parti e lui ovviamente ne risente. Sarei curioso di vederlo appunto in una condizione, non dico ottimale, ma perlomeno normale. Reinders ragazzi, 5. 5. Iniziano ad essere tante le partite in cui dico: ah, come giocatore mi piace, però. Un po' il discorso che ho fatto per De Ketelaere ieri durante la live reaction, no? Quando ha sbagliato a 2 metri dalla porta davanti a Maignan, Steve ha detto: c'è da dire che mentalmente affrontare la tua ex squadra che ha speso tanti milioni per te, magari non ti destabilizza. Quasi un po', tra virgolette, a giustificare De Ketelaere. Per carità, io sono stato il primo a giustificarlo tante volte. A una certa dici: sì, ma non è che è scarso questo, semplicemente scarso. Stiamo lì a trovare mille idee, mille ipotesi per cui ha sbagliato. Magari è scarso. Stesso discorso per Reinders. Non dico magari è scarso perché il giocatore non è scarso. Però magari dobbiamo forse abituarci all'idea e convincerci alla certezza che non sia quel giocatore che speravamo fosse. Spero di no. Spero di no. Sono ancora nella fase in cui mi auguro che possa trovare la sua collocazione in campo, il tempo serve, i giocatori, tutte queste storielle, però iniziano ad essere tante le partite in cui non incide. E per non incidere non intendo non fa gol, non fa assist, per me può anche non farne più. L'importante è che, no, giochi un po' meglio lì. Sono curioso, vi ripeto, di vederlo con Bennacer in campo. Ieri hanno giocato insieme, anche qui non capisco perché Pioli abbia deciso di mettere Reinders come mediano basso e abbia deciso poi di sguinzagliare Bennacer a centrocampo. Io Bennacer lo vedo davanti alla difesa, è l'unico che sa fare quella roba lì. Sarei curioso di vedere un centrocampo con Reinders, Bennacer, Loftus-Cheek, due mezzali e il regista basso, per intenderci. Vorrei vedere questo Milan qua, spero, nelle prossime partite, per vedere un attimino com'è la situazione. Poi magari va male anche in quel caso lì, però sono troppo curioso di vedere se può cambiare poi effettivamente il rendimento di Reinders, che ad oggi, tranne qualche bella giocata, ha lasciato un po' a desiderare. A sua, come dire, spezziamo la lancia a suo favore, le sta giocando praticamente tutte ed è veramente spompatissimo, secondo me. Ciukwueze, ragazzi, 5. 5 anche a lui. Cioè, 5. Gioca nel suo ruolo, quindi non c'è manco l'attenuante. Direi: no, però gioca terzino, sinistro. No, gioca in avanti, a destra, che è il suo ruolo. Una cosa deve fare: puntare l'avversario, pungerlo il più possibile. E invece no, leggevo peraltro che Scalvini, non so se l'ha detto, sì, l'ha detto Gasperini forse, che aveva pure il mal di schiena. Cioè, non è riuscito a superare una mezza volta Scalvini col mal di schiena, ragazzi. Molto fumoso Ciucuese, non ha inciso mai ieri, non ha mai fatto una roba decente, quindi gli do 5 per la sfiducia. Anche qui, un po' come Reinders, no? Potenzialmente, secondo me, non è, cioè, può fare di più, però se poi non lo fa, capite che inizia a diventare un problema serio. Ed è un peccato perché, insomma, considerando che tra poco torna Leao, sicuramente sulla destra Pioli preferisce Pulisic a Ciukwueze, si sta un po' bruciando le carte a sua disposizione, no? Il tempo, le occasioni per mettersi un po' in mostra. Vabbè. Andiamo avanti con Giroud, ragazzi. A Giroud do comunque 6 e mezzo, 6 e mezzo, sì, 6 e mezzo, 7 forse un po' troppo.
Trova il gol, un gran bel gol di testa, per il resto fa qualche sponda interessante, anche lui ovviamente ragazzi alla lunga durante la partita risente fisicamente il minutaggio, però sempre grande cuore da parte di Giroud, mi ricordo un paio di chiusure difensive e non te l'aspetti da un giocatore comunque strutturato come lui che si faccia tutto il campo per andare a recuperare quella palla, è uno davvero dei pochi che ci tiene tanto 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 e si vede che quando il Milan non riesce a girare lui si incazza. Steve mi ha fatto notare effettivamente che insomma mai come quest'anno vede un Giroud particolarmente nervoso, ricordiamo la partita col Napoli, ricordiamo all'espulsione di Lecce, tante altre situazioni in cui anche semplicemente con il linguaggio del corpo fa vedere, denota un certo nervosismo e non è un buon segnale assolutamente. Pulisic fa l'assist per Jovic ed è forse l'unica volta in cui è riuscito a creare qualcosa di interessante. Per il resto anche lui, per carità, grande qualità, sicuramente poca dedizione rispetto ad esempio a Giroud, non è uno che rincorre l'avversario, assolutamente no, ha fatto il compitino, vi ripeto, gli metto 6 solo perché ha fatto l'assist. Di certo da un giocatore come lui ci si aspetta molto di più sia a livello tattico che a livello carismatico, invece quella roba lì secondo me un po' gli manca. Per quanto riguarda i sostituti, vediamo chi è entrato, aspettate, ok, Jovic comunque 6 e mezzo, cioè entra, fa gol ragazzi, è un Jovic sicuramente più motivato. È anche un periodo in cui, no, quando lo diceva anche Steve, inizia a girarti un po' tutto bene, ti trovi lì al punto giusto nel momento giusto, lui freddo sotto porta arriva a dire in porta, scusate la ripetizione, un pallone che passeggiava in area di rigore, e quindi il suo l'ha fatto ragazzi, il suo lo ha fatto assolutamente, quindi buona prestazione sicuramente di Jovic. Per il resto ragazzi, Bennacer gli do un 6, entrato, vi ripeto, è stato messo in un ruolo un po' strano, un po' anomalo. Per me Bennacer deve stare lì davanti alla difesa. Ieri invece era lì che girovagava sulla tre quarti, ovviamente su indicazione di Pioli, mica per sua libera scelta. È un giocatore che serve come il pane al Milan, recuperato da un infortunio lunghissimo, non si può pretendere chissà cosa, però insomma lo vedo già abbastanza in palla. Adli ragazzi è entrata al 42esimo del secondo tempo, di solito è senza voto, ma io gli do, mi ricordo che voto gli avevo dato, 4, sì, gli do 4. Voglio punire lui tra virgolette, ma è come se punissi un po' tutta la squadra, perché in quel gol subito, come vi ho spoilerato prima, io vedo tutta la non grinta del Milan. Adli, che è un giocatore che a me piace, che spesso insomma anche nei commenti io ed altri veniamo un po' criticati perché abbiamo questa visione di Adli, ma non come fosse Gesù Cristo sceso in terra, ma semplicemente come uno dei giocatori più tecnici che il Milan ha, e questo per me rimane, è un giocatore che secondo me dovrebbe avere più minutaggio, dovrebbe avere più fiducia, più continuità. Resta il fatto però ragazzi che ieri Muriel se lo perde clamorosamente. Poi Muriel fa un golazo di tacco, bellissimo, bellissimo ragazzi. Io sono, oltre che tifoso del Milan, sono un amante del bel gioco, del bel calcio, quindi quando vedo quella roba lì, cioè prima me lo sono rivisto 5 volte, da un lato mi facevo del male, dall'altra parte era una goduria degli occhi guardare quel gol da sportivo, da amante del calcio. Però lì ragazzi lui se lo perde completamente, lo vede che gli sta sfilando davanti e non fa nulla per cercare di opporsi, e quindi quell'atteggiamento lì non va lì, non va per il Milan in generale, ed è un po' il motivo per cui stiamo perdendo un sacco di punti, perché alle volte basta davvero un po' di attenzione in più. Ieri in una partita comunque dove hai giocato peggio dell'Atalanta, che ti ha dominato praticamente per quasi tutta la partita, tu in qualche modo ti portavi un pareggino a casa, ok? In qualche modo c'eri anche riuscito. Se poi non c'è la grinta, non c'è quell'amor proprio, no? È ovvio che tutto può diventare vano, quindi
a me piace molto Adli, mi piace lo spirito di squadra che ha, belli contenuti social dove canta le canzoni della curva, però poi quella roba lì la voglio vedere in campo, altrimenti è tutta una situazione aleatoria che conta meno di nulla. Quindi meno cori, meno post, meno inviti a cena con tutta la squadra e più grinta in campo. Caro il mio Adli, detto questo ragazzi vi saluto, vi ringrazio, se non avete ancora messo like lasciatelo, vi ricordo che è già uscita la reaction e il post partita, per adesso è tutto e alla prossima, ciao.